Buon pomeriggio da Mauro Coppadoro in diretta dallo stadio Salvatore Zicchina di La Maddalena, dove sta per avere inizio la partita tra Ilva Maddalena e Real Monterotondo, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie D Girone G. Il pallone che viene indirizzato su Martinoli, Nestor Martinoli lungo per Tapparello. Tapparello molto bene di petto ad anticipare l'intervento del difensore e poi cedere su Nana. Nana che entra in area e fa partire un discreto tiro di Nana, lo possiamo sicuramente annotare sul taccuino. Ilva aziona la sua contraerea, vediamo cosa succede. Cantiani alza la mano chiamando uno schema, è un rasoterra e mamma mia che occasione ha mangiato il Monterotondo. Adesso è Martinoli che avanza, lancio lungo in direzione di Blazevic, bella questa palla su Nana si mischia un po' su pallone. Attenzione, Blazevic dal limite, gran tiro di Blazevic ma molto alto sulla traversa. Ilva Maddalena che sicuramente ha avuto indicazioni di mister Fascia di provarci da fuori, perché il secondo tentativo intendeva servire Tapparello, poi cerca di intercettare palla Lobrano ma il pallone è troppo forte. Napoleoni, bellissima giocata di Napoleoni con pallone su Ceccarelli, grande giocata veramente di Napoleoni. Scruta lo schieramento dei compagni di squadra e fa spiovere questo pallone direttamente in porta. Attenzione, ha visto Lattisi un passo fuori alla porta, ha cercato di beffarlo con un pallone veramente velenoso, quindi che d'esterno serve Lobrano che tiene palla in campo, supera molto bene un uomo, va in posizione in cross, pallone a centro area. Molto buona la giocata di Lobrano. Così mostrato nulla praticamente di spettacolare, non c'è stato nemmeno un tiro in porta e neanche un angolo da una parte e dall'altra. È pronto a entrare Glino, entrerà al posto. Attenzione, c'è la Minture al limite dell'area, cerca di guadagnare terreno, viene bloccato, pallone preso da Nana che ci prova con un gran tiro. Bello questo tentativo di Nana, è il primo tiro della ripresa. Al 30° minuto Nana, bel tiro da lontano, molto bello questo tiro di Nana. Diciamo siamo attorno al quarto d'ora abbondante dalla fine, compreso il recupero, e l'Ilva Maddalena ci deve provare in tutti i modi. Ancora non riesce a far breccia nella difesa avversaria. Attenzione a questo scatto imperioso di Nana che arriva in posizione di cross, poi supera l'avversario, bella giocata di Nana, pallone in mezzo ma nessuno lo riesce a recuperare. Sul pallone è Daniele Ansini col suo sinistro, due uomini in una micro barriera e poi il solito trenino di uomini al limite dell'area per la esecuzione di Daniele Ansini. E sulla linea l'area porta attenzione il Ilva Maddalena e c'è una grande opportunità per la formazione del Monterotondo, priva di emozioni ancor più di quanto era stato il primo tempo. Ci prova l'Ilva Maddalena, Lobrano in velocità, bella palla di Lobrano per la Minture. Touré posizione regolare, parte a sinistra, pallone in mezzo, attenzione, c'è il primo angolo determinante, un intervento in scivolata di Darini su questo bel tentativo offensivo. È Florigian che si incarica del tiro alla bandierina, grappolo di uomini in area, pallone che spiove alto e sfiora il palo, l'Ilva Maddalena sfiora il palo con Touré, mi pare che fosse grande occasione per l'Ilva Maddalena. Non si esce dalla posizione classica dell'Ilva Maddalena con i soli pareggi, è chiaro che servono le prestazioni da tre punti e vuol dire che arriveranno in futuro. Ora 49-07, ecco qua che arrivano i tre fischi dell'arbitro.